Presidente, qui oggi al congresso AIMO è stato ribadito un impegno a livello anche europeo contro l'abusivismo. Sì, più che oggi, la settimana scorsa, durante il congresso della Società Oftalmologica Spagnola, ci siamo riuniti per la prima volta membri di alcune nazioni, Italia, Francia, Germania, Spagna, Portogallo e Marocco, perché tutti assillati dallo stesso problema, l'abusivismo da parte di professioni che non sono sanitarie, cioè che non hanno rapporto medico con i pazienti, quindi ottici, optometristi, che dilagano con indagini diagnostiche e quindi accessi sul paziente che sono di stretta pertinenza medica. La necessità di riportare la sanità solo ed esclusivamente a chi indossa il camice bianco, quindi ai medici, è qualcosa che si sente nascere e crescere in tutta Europa. Quindi ci siamo riuniti, la volontà è questa, quindi stop all'abusivismo e rendere un nuovo ruolo di dignità alla professione sanitaria. Importantissimo perché ci sono delle grandi discrepanze anche all'interno di queste nazioni. Alcuni medici hanno anche benefici economici nettamente superiori in una parte e meno in altre. Noi vogliamo cercare di ristabilire un'equiparazione della dignità della nostra professione. Ecco perché nasce questa società con solo queste finalità. Oggi è particolarmente evidente la deriva dell'utilizzo di strumentazione destinata alla diagnosi di patologie oculari nei centri ottici e nelle farmacie, ha commentato la dottoressa Alessandra Balestrazzi, addetta alla comunicazione e ai rapporti con la stampa e le istituzioni di AIMO, con il rischio concreto che il cliente possa credere che si tratti di una visita oculistica, che invece prevede, oltre all'esame della vista, l'esecuzione di altre prestazioni, quali l'esame obiettivo alla lampada a fessura, la misurazione del tono oculare e l'esame del fondo oculare dopo l'istituzione di collirio midriatico, prestazioni di esclusiva competenza del medico oculista laureato in medicina e chirurgia con la successiva specializzazione in oftalmologia, una preparazione che dura complessivamente dai 10 agli 11 anni.